A Vibonati resta aperto il dibattito politico sull'incompatibilità di 6 consiglieri comunali, 4 della maggioranza e 2 della minoranza. Il gruppo di opposizione ha scritto al prefetto chiedendo di richiamare il sindaco e la sua amministrazione al rispetto della legge e delle istituzioni pubbliche. L'argomento non è stato discusso nella recente seduta del Consiglio Comunale, così come richiesto dalla minoranza, ma rinviato ad altra data per consentire agli uffici di acquisire ulteriori dati. Per l'opposizione non si può andare avanti oltre perché si rischia, si legge in un comunicato stampa, l'adozione di provvedimenti amministrativi a causa della presenza di amministratori incompatibili e quindi il conseguente annullamento degli atti prodotti e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Di qui la richiesta dell'intervento del prefetto da parte del gruppo consigliare Entra nel Futuro, capeggiato da Giovanni Scognamiglio. Il sindaco ribadisce che l'argomento sarà portato in Consiglio Comunale senza alcun indugio e alcuna preoccupazione, perché non c'è nulla da nascondere. L'ufficio ragioneria precisa sta completando, così come richiesto dalla segreteria, gli accertamenti sui 6 presunti casi di incompatibilità. Trattandosi di materia delicata, bisogna fare tutte le verifiche del caso. Non appena avrò la documentazione, conclude Borrelli, convocherò il Consiglio. Secondo quanto accertato fino ad oggi, 6 consiglieri durante la seduta di insediamento del Consiglio Comunale, avvenuta nell'ottobre scorso, non erano in regola con il pagamento di alcuni tributi comunali. Ciascun caso ora deve passare al vaglio del civico consesso.